Salve a tutti gli utenti di YouTube da Narratore Italiano da Porto Novanza. Oggi siamo qui in questa cornice tipicamente universitaria, ci troviamo infatti a Roma 3, dietro c'è la facoltà di lettere e filosofia, bellissima facoltà, con dietro una fontana, sì, esatto. Niente, siamo qui io e l'amico Porco per parlare di morire o invecchiare. Qual è la cosa migliore tra le due? Questa è la domanda che ci siamo posti e a cui io e l'amico Porfo Novanza cercheremo di rispondere. Prima parlerà Porfo e poi parlerò io. Domanda a bruciapelo, quindi: meglio invecchiare o morire? Ma secondo il mio parere è meglio invecchiare, perché comunque è vero che con la morte, soprattutto se qui si parla di morte prima della vecchiaia, cioè di morte magari da giovane o comunque in mezza età, è vero che da una parte ti risparmia i probabili dolori della vecchiaia, i problemi della vecchiaia, però dall'altra ti togli comunque degli anni di vita che avresti, in cui avresti magari potuto vivere altre esperienze, avresti potuto fare altre cose, avresti potuto magari anche cambiare vita dal punto di vista spirituale, avessi potuto fare tante cose, avessi potuto cambiare anche te stesso. Quindi secondo me avere una vita lunga è sempre l'augurio che faccio a tutti, è quello che secondo me bisognerebbe augurarci. Poi è inevitabile che con la vecchiaia ci siano i dolori, gli acciacchi, però comunque secondo me è molto meglio avere una vita lunga e con gli acciacchi di una vecchiaia piuttosto che una vita più breve però con una morte prematura. La risposta che mi sento di dare io invece, caro Porco, voglio che mi ascolti anche voi gentili utenti di YouTube, è: dal punto di vista materialista è meglio invecchiare e non morire, cioè godere di quelle piccole cose che si hanno, però sapendo che un giorno arriverà la morte. Dal punto di vista spirituale invece è meglio chiaramente la morte. Quindi tra i due, io Leandro, io Narratore Italiano, preferisco sicuramente la morte, perché almeno nella morte finisce tutto. Se una persona è vecchia a un certo punto della sua esistenza è bene che muoia, anche perché questo è il destino che vedrà tutti noi implicati, quindi grandi, piccoli, medi, tutti, senza distinzione di razza, di sesso e di religione ed anche di età. Quindi io Leandro dico che è meglio morire al posto di vivere una vecchiaia brutta, triste e spenta, sapendo anche che ci saranno sempre più acciacchi e soprattutto sempre più problemi di salute. Questo è il mio parere. Caro Porfo, termina tu il video dicendo, facciamo un saluto a tutti. Sì, innanzitutto vi saluto a tutti voi che state guardando questo video e vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale Porto 90 su YouTube e Narratore Italiano e Conoscitore Italiano, che sono i due canali del YouTube qui presente. E come al solito, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, continuate a seguirci per altri nuovi video su queste e su altre tematiche. Grazie, ciao da Porto 90, Narratore Italiano, ciao.